Ciao, benvenuti a questo live su Instagram, un episodio dal vivo di Libri Stregati. Io sono Luigi, la strega che è dietro le pagine di liberumbararum.net. Ricordate che troverete comunque la registrazione di questo live sia su Instagram TV che sul canale YouTube di Liberumbararum e su Parola di Strega, che è il podcast di Liberumbararum, e poi trovate tutti i link per le diverse piattaforme seguendo il link nel bio del profilo Instagram di Liberumbararum o direttamente sul sito www.liberumbararum.net. Allora, il libro protagonista di oggi è The Witch's Guard, dei coniugi Farrar, Janet e Stewart, che è stato tradotto comunque in italiano con il titolo del Dio delle Streghe. Dovrei avere la copertina, eccolo qui. Questa è la copertina dell'edizione italiana. Il libro originale è stato pubblicato per la prima volta nel 1989 ed è arrivata poi la traduzione in Italia nel 2006. Lo trovate su Amazon, esiste solo in formato cartaceo, non c'è in ebook. Mentre pare strano che non si trovi praticamente il libro gemello complementare, che è La Dea delle Streghe, che è questo qui che vedete, che ho tra le mani, che è l'edizione inglese, che pare non ci sia più. Questo libro è un libro dedicato ad esplorare il divino maschile dal punto di vista del percorso spirituale e religioso della strega. Quella che vi ho fatto vedere all'inizio, che questa qui che vi sto facendo vedere adesso, questa che vi sto facendo vedere adesso è la copertina inglese, e quella che vedete nello schermo invece è la copertina dell'edizione italiana. Il libro è strutturato in maniera identica al libro precedente, La Dea delle Streghe, ed è diviso in tre parti. Anche se adesso vorrei cercare di mettere il video, farvi vedere. Il libro è strutturato in tre parti. C'è di interessante che la bibliografia è abbastanza estesa, a parte le appendici che trovate, c'è la bibliografia che è abbastanza estesa e che comunque consente di capire più o meno da dove poi le informazioni vengono tratte, insomma. E poi c'è un utile indice analitico alla fine del libro. Il nome della prima parte è I volti del Dio ed esplora 13 archetipi incarnati dalle varie divinità maschili. Alcuni di questi archetipi, per esempio, sono il figlio, il dio figlio e amante, il dio sole. Sono tra l'altro molto, molto carine le illustrazioni che ci sono. Il dio della vegetazione, il dio della guerra, e così via, il dio cornuto, che ovviamente non poteva mancare in questa raccolta di archetipi, il dio degli inferi, anche molto interessante. Ripeto, ce ne sono 13, questi sono solo alcuni, insomma. Poi alla fine include un capitolo dedicato ad una serie di ricette dedicate al dio, e per ricette intendo incensi, oli,
sia, appunto sia incensi, oli e corrispondenze con profumi, ma anche alcune ricette di semplici dolci e bevande da utilizzare anche magari durante i rituali. Mentre gli ultimi due capitoli sono dedicati al patriarcato che ha caratterizzato l'Occidente giusto negli ultimi secoli, ultimi proprio, e alla necessità dell'equilibrio tra l'aspetto maschile e femminile del divino. Il nome della seconda parte. Sì, questo era interessante, c'è un'immagine della Bocca della Verità di Roma fra le fotografie che ci sono nel libro. Non so se ci sono anche se ci siano anche nell'edizione italiana, sinceramente, perché non l'ho mai vista l'edizione italiana. Comunque, la seconda parte è intitolata Invocare il Dio. Ed è una parte che dedica un capitolo ad ognuno di an 12 antichi dei. Per esempio c'è Pan, c'è Thoth, c'è il Dagda, per esempio c'è Loki, Eros. Per ogni capitolo e per ogni dio, quindi, c'è una prima sezione in cui gli autori esplorano appunto la storia, i simboli, i miti, le tradizioni culturali e cultuali dei vari 12 dei scelti per la seconda parte. E alla fine del capitolo c'è sempre un rituale che ha come obiettivo di entrare in contatto con il dio che si esplora nel capitolo, entrare in contatto con i suoi poteri, le sue vibrazioni, i suoi misteri. Appunto, prima abbiamo visto qualcuno di questi 12 dei. Invece il nome della terza parte è Dei del Mondo. E si tratta di una specie di enciclopedia che elenca e descrive brevemente, come vedete per ogni voce ci sono poche righe solitamente, o ci sono alcune voci che sono un po' più ricche, ma comunque un elenco di circa 1000 divinità maschili provenienti da diverse culture del mondo antiche e moderne. Ora, cosa ne penso del libro? Secondo me la prima parte, I volti del Dio, è la migliore di tutte e tre delle tre parti, insomma. L'esplorazione che i Farrar fanno degli archetipi incarnati dalle diverse divinità maschili, e poi in particolare di quegli archetipi che sono più in sintonia con la religiosità della strega, resta ancora oggi un lavoro ineguagliato. Non ho mai trovato altri libri che facessero questo tipo di analisi. Sarà che purtroppo libri di teologia neopagana vendono poco, quindi. Boh. Comunque, l'esplorazione della natura di questi archetipi divini è uno strumento prezioso per comprendere quelle che sono le nature essenziali, le radici, che danno vita poi ai diversi dei maschili individuali, in un ideale politeistico in cui tutti gli dei sono un solo dio, come concetto che comunque viene preso come valore base per la scrittura di questo libro. La seconda parte invece del libro soffre del fatto che i coniugi Farrar non sono storici o mitografi, e quindi le informazioni che presentano e le interpretazioni di queste informazioni va presa spesso con le pinze. Mi riferisco per esempio all'interpretazione che viene data di alcuni miti o di alcuni simboli antichi e alle fonti da cui gli autori traggono le informazioni presentate, che non sono sempre autorevoli. Insomma, se si guarda la biografia, che come dicevo all'inizio è molto interessante perché è estesa, si
si nota comunque che molti testi sono di autori che insomma non sono proprio autorevoli in alcuni campi o soffrono comunque insomma, di essere stati pubblicati parecchio tempo fa, guardato da un punto di vista moderno. Per esempio, c'è un classico di Campbell, The Mask of God, che è però del 1959. Poi ci sono fonti tipo Dion Fortune, per quanto riguarda, vabbè, sicuramente la Cabala Mistica per le corrispondenze, però c'è Fraser, che comunque è una fonte, voglio dire, ormai, come dire, che è difficile definire davvero antropologica da un punto di vista moderno. Addirittura c'è Robert Graves, che è un poeta, però la Dea Bianca viene presa comunque come riferimento in molte parti della seconda parte del libro, appunto. C'è Leland, chiaramente, perché c'è un capitolo dedicato ad Aradia. Voglio dire, insomma, alcune fonti, ecco, non sono proprio d'aiuto per dare delle informazioni corrette. Il fatto è che le 12 divinità a cui sono dedicati i capitoli della seconda parte fanno parte della religiosità di culture diversissime fra di loro, cioè per esempio Zeus è un dio greco, Thoth è un dio egizio, il Dagda è una figura della mitologia irlandese e così via. Cioè, in un certo senso non si può nemmeno pretendere che i Farrar potessero fare di meglio di quello che hanno fatto in questo libro, senza appunto avere una formazione specifica, che so, in storia delle religioni, mitologie o materie simili. Ed è comunque da apprezzare il lavoro di ricerca svolto che è stato necessario per la scrittura di questa parte, insomma. Per quanto riguarda i rituali riportati alla fine di ogni capitolo, no, non mi hanno convinto, sinceramente, non mi hanno convinto particolarmente. Alcuni sono eccessivamente brevi, quasi troppo sintetici, sembrano delle semplici istruzioni per l'invocazione del dio, appunto, a cui è dedicato il capitolo. Alcuni invece sembrano, almeno dal mio punto di vista, sembrano non riuscire a ricreare l'atmosfera necessaria per entrare in contatto con il dio per cui il rituale è stato scritto. E poi molto spesso la sincreticità fra lo scheletro rituale Wiccan tradizionale alessandrino dei Farrar e gli scenari rituali creati per le diverse divinità stride, semplicemente non convince, insomma. La parte 3 invece secondo me è molto utile perché dà a portata di mano un vasto elenco di divinità maschili di cui sono riportate le coordinate culturali e cultuali, poche righe che contestualizzano appunto i dei elencati, insomma, ripeto, per la maggior parte si tratta di poche righe. Per altri ci sono, insomma, c'è un testo più esteso. Si tratta comunque di un elenco che per la maggior parte degli dei, appunto, può essere un buon inizio per l'inquadramento di un gran numero di divinità maschili, sono più di 1000, insomma. Ora, se dovessi dare un voto a questo libro, da 1 a 10, sicuramente un 8 e mezzo, 9 meno. Vabbè, io poi adoro i Farrar perché comunque hanno lavorato con la Valiente per esempio, un libro che adoro che è A Witch's Bible, che trovate anche in italiano, è diviso in due volumi in italiano, La Bibbia delle Streghe, anche in italiano. Hanno collaborato con la Valiente per questo libro e comunque il loro stile, insomma, mi è sempre piaciuto, insomma. E poi comunque anche soltanto, appunto, l'idea, la parte sugli archetipi, insomma, è preziosissima secondo me. Però anche solo l'idea, appunto, di poter scrivere un rituale dedicato all'invocazione di una specifica divinità, secondo me vale, anche solo la sola idea vale, insomma.
Ne consiglio la lettura? Assolutamente sì. Quello che però non so dirvi, non so come sia la qualità della traduzione italiana, perché io ho solo il volume in lingua originale e non ho mai comprato la versione italiana, quindi a me piace moltissimo l'edizione originale anche per i disegni che ci sono, quindi non so come sia nemmeno l'interno, insomma, l'impaginazione dell'edizione italiana. A parte questo, lo consiglio sicuramente. Ricordate che potete lasciare anche un commento per dirmi voi cosa ne pensate al riguardo, se lo avete già letto, se lo comprereste, magari quale edizione avete, se avete magari l'altro, perché sembra che sia sparito da Amazon. Io ho sempre l'edizione in inglese, quindi appunto non conosco la qualità dell'edizione italiana. Io chiudo qui la recensione del Dio delle Streghe dei Farra, e trovate altri episodi di Libri Spiegati sul canale YouTube di Liber Umbrarum, e poi trovate, vi ripeto, tutti i link per la pagina Facebook, il profilo Instagram, il canale YouTube di Liber Umbrarum, seguendo il link www.liberumbrarum.net. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!